male non rende se non il male. E la colpa, ciò che è dovuto alla colpa. Io lo dico. Io vorrei essere re. Io lo dico. Io vorrei essere re. Il male non rende se non il male. E la colpa ciò che è dovuto alla colpa. Prendere non è dare. Io lo dico. Io vorrei essere re. Dio e San Giorgio, Richmond e vittoria! Io lo dico, io vorrei essere re. Nell'ambito della realtà, le cui condizioni sono formulate dalla teoria quantistica, le leggi naturali non conducono a una completa determinazione di ciò che accade nello spazio e nel tempo. L'accadere, all'interno delle frequenze determinate per mezzo delle connessioni, è piuttosto rimesso al gioco del caso. Werner Karl Heisenberg, Ordinamento della realtà, manoscritto del 1942, pubblicato nel 1984. Traduzione italiana di Giuseppe Gembillo e Giuseppe Gregorio. Indeterminazione e realtà, edizioni guida, Napoli 1991, pagina 128. Della serie Mi raccomando. Citare sempre, la SIAE incombe. E allora andiamo sul sicuro. Wikipedia, licenza Creative Commons. Il principio di indeterminazione di Heisenberg, anno 1927, viene espresso dalla nota relazione delta X per delta P maggiore o uguale di H tagliata fratto 2. Fra l'incertezza sulla posizione delta x e quella sulla quantità di moto delta p di una particella, dove h tagliata è la costante di Planck ridotta. La nota relazione. Certo, la costante di Planck, comodissima da usare come password per entrare in questo universo quantistico. E a proposito, la meccanica quantistica è la teoria fisica che descrive il comportamento della materia, della radiazione e le reciproche interazioni, con particolare riguardo ai fenomeni caratteristici della scala di lunghezza o di energia atomica e subatomica. Più chiaro di così. Più facile da capire che il lavoro dell'attore su se stesso di Stanislavski. E dulcis in fundo. Sua maestà il tempo. L'unità di misura del tempo è il secondo, e su questo, che è definito come la durata di 9.192.631.770 periodi
della radiazione corrispondente alla transizione tra due livelli iperfini, da F uguale 4 a MF uguale 0 a F uguale 3 MF uguale 0, dello stato fondamentale dell'atomo di cesio 133. L'atomo di cesio 133. Io l'ho sempre adorato, l'atomo di cesio 133. È così piccolo, con quel musettino che ti strappa il cuore. L'atomo di cesio 133. Mi sembra di ritornare bambino. Vieni, cugino. Sei tu in grado di tremare e cambiare colore, mozzare il fiato ad ogni mezza parola e poi ricominciare ancora e fermarti di nuovo come se tu fossi stravolto e pazzo di terrore? Io sono in grado di imitare la profondità di un attore tragico. Parlare, guardare dietro di me, spiare per ogni dove. Tremare e sussultare all'agitarsi di un fuscello, con l'intenzione di una profonda diffidenza. Sguardi spettrali sono al mio servizio, come sorrisi forzati. Ed entrambi sono pronti ai loro uffici in ogni momento per assecondare i miei stratagemmi. Guarda, arriva il sindaco. Signor sindaco, ecco la testa di quell'ignobile traditore, il pericoloso e insospettabile Hastings. Così caramente ho amato quest'uomo che devo proprio piangere. L'avevo preso per l'essere più innocuo che respirasse su questa terra cristiana. Ne avevo fatto il mio diario, sul quale la mia anima annotava la storia di tutti i suoi pensieri più segreti. Bene. Bene. Egli è stato il traditore più nascosto e più protetto che sia mai vissuto. Avreste voi immaginato e mai creduto se non ci fosse stato concesso di sopravvivere per potervelo dire, che oggi quel sottile traditore, nella sala del consiglio, aveva tramato di assassinare me e il mio buon signore di Gloucester. Come? Questo voleva fare? Voi pensate che siamo degli infedeli? O che noi, contro la formalità della legge, avremmo proceduto così urgentemente a dare la morte a quel criminale, se non perché l'estrema gravità della situazione, la pace dell'Inghilterra e la salvaguardia delle nostre persone non ci avessero costretti a questa esecuzione? Bene avete fatto. Meritava la morte. E voi, miei buoni signori, avete agito bene, mettendo sull'avviso i falsi e i traditori dal compiere attentati come questo. In effetti, noi non avevamo deciso che dovesse morire, ma l'affettuosa premura dei nostri amici contro le nostre intenzioni ce lo ha impedito. Perché, mio signore, noi avremmo voluto che voi foste presente per sentire le parole di quel traditore e sentirlo confessare con timore i modi e i propositi del suo tradimento, affinché voi poteste comunicarlo ai cittadini, che potrebbero fraintendere il nostro operato su di lui e potrebbero compiangere la sua morte. Ma, mio signore, sarebbe bastata la vostra parola. E non dubitate, miei giusti e buoni principi. Io informerò i nostri leali cittadini della vostra correttezza procedurale in questa causa. A questo fine ci eravamo augurati la presenza di vostra signoria per evitare le cavillose censure del mondo. E con questo, mio buon sindaco, noi vi diciamo addio. Vagli dietro. E quando arriverà il momento propizio vedete di insinuare che i figli di Edoardo sono bastardi. Inoltre insistete sulla sua odiosa lussuria e sul suo bestiale appetito di concupiscenza che si sfrenava anche sulle serve, le mogli, le figlie, senza alcun controllo. Anzi, se necessario, spingetevi fino alla mia persona. Dite loro che quando mia madre rimase incinta di quell'insaziabile Edoardo,
Allora il mio principesco padre era in guerra in Francia e da un attento calcolo dei tempi capì che il figlio non era suo. Ma toccate l'argomento con cautela, alla lontana, perché sapete, mia madre è viva. Non temete. Farò la parte dell'oratore. Ed ora addio. Se tutto andrà per il meglio, conduceteli al castello. Là mi troverete in buona compagnia, con reverendi padri e dotti vescovi. Sua graziosissima maestà, il sovrano di tutte le Bretagne. Ma quale onore! Cominciavo a disperarmi, anzi ad offendermi. Sei andato a trovare tutti tranne me. Come mai ti sei deciso, signore di Gloucester? Questione di metodo. Sono partito dai parenti e dai familiari. Ah, gli sgozzati, insomma. Massacrati da te quando eri in vita e tormentati ancora adesso che sei solo uno spettro. Lo ammetto, la coerenza è una tua qualità. Coerente nell'essere un bastardo. E poi mi sono ricordato dei vecchi amici. Oh, ma allora siamo anche amici. Si vede che mi ero perso qualcosa. L'amicizia è molto più tragica dell'amore. Dura molto più a lungo. Per un attimo le nostre vite si sono incontrate. Per un attimo le nostre anime si sono sfiorate. Oscar Wilde. Vedo che hai studiato. Studiato. L'ho letto sul copione, l'hai scritto tu. Mi raccomando, un minuto di serietà ma non di più. Dai, ricominciamo da capo. Rilassati, stai calmo, c'è tempo, siamo avanti. Mio signore, ho considerato tra me l'ultima questione sulla quale mi avete sondato. Bene, bene, ma lasciamo stare. Mio signore, io reclamo il vostro dono, dovutomi per la vostra promessa, per la quale la vostra fede e il vostro onore avete impegnato. La contea e tutti i beni mobili dei quali voi mi prometteste che sarei entrato in possesso. Stanley, controlla tua moglie. Se mandasse delle lettere al mio nemico Richmond, tu ne risponderesti. Mio signore, cosa risponde Vostra Altezza alla mia giusta richiesta? Per quanto mi ricordi, Enrico VI profetizzò che Richmond sarebbe diventato re quando Richmond era ancora uno scontroso ragazzino. Mio signore, com'è accaduto che quel veggente in quel momento non mi abbia detto che io l'avrei ucciso? Mio signore, la vostra promessa. Che ore sono? Mio signore, io sono così sfrontato da riportare alla mente di Vostra Altezza quanto voi mi prometteste. Sì, bene, ma che ore sono? Stanno per battere le 10. Bene, lasciatele battere. E perché lasciatele battere? Perché come un pendolo tu batti il colpo fra le tue implorazioni e le mie meditazioni. Non sono in vena di regali oggi. Ah, è così. Risponde ai miei leali servigi con un tale sovrano disprezzo? E per questo io l'avrei fatto re. Ricordati tutto il sangue che abbiamo sparso. E vattene, finché la mia povera testa è ancora salva. Ma chi ti credi di essere? Per te è sempre tutto un gioco. Qui facciamo sul serio, qui facciamo teatro. Hai presente la parola teatro? È una cosa sacra. Vuoi tu sempre a drammatizzare tutto? Qua stiamo solo facendo quello che ci piace fare. Giocare al grande attore. È vanità, caro amico, solo vanità. Senti, risparmiami le tue menate in stile finto pseudocinico. Se fosse veramente così,
se tu la pensassi davvero in questo modo, non avresti scelto una compagnia come la nostra. Tu lo sai cosa ne pensiamo qui sul teatro. E tu sai benissimo che a me quello che interessa non è il teatro, né la carriera d'attore. Che potresti tranquillamente fare dentro a un progetto professionistico. Ma che a me non interessa, almeno per come la intendi tu. Tu credi nel teatro con la T maiuscola, quello che si fa da amatori, da dilettanti. Ah già, è vero, a te non piacciono questi termini, tu preferisci dire il libero teatro. Il teatro libero, quello che ti scava dentro al cuore, che è vita, e che non riconosce più la differenza fra la vita dentro al teatro e la vita fuori dal teatro. Il sacro fuoco, il cuore, l'anima. Bravo. E allora se la pensi così vuol dire che non cerchi solo la vanità, che troveresti altrove molto più a buon mercato, senza dover sopportare tutta la pesantezza del nostro teatro, di cui ti lamenti sempre. Sì, me ne lamento. Però ne sento il fascino, ma non perché voglio questo teatro, questa vita, io voglio questa compagnia, questa condivisione, questa amicizia. Ah, proprio tu, l'amicizia! Basta! Re Riccardo non vuole concedermi di parlare con lui? No, Re Riccardo non vuole parlare. Non vuole parlare con me. Hastings, figli fanciulli di Edoardo, Re Enrico e tutti voi che avete perso la vita a causa di una subdola, corrotta e volgare ingiustizia, se le vostre anime inquiete e scontente attraversano le nuvole fino a quest'ora, fatevi beffe per vendetta della mia distruzione. Re Riccardo non vuole parlare con me. Perché questo è il giorno dei morti. E il giorno dei morti è il giorno del giudizio sul mio corpo. E questo giorno dei morti, per la mia anima impaurita, è la tregua assegnata per sempre ai miei peccati. E quel sommo Dio che tutto vede e con il quale ho bleffato, ha ritorto le mie false preghiere sulla mia testa. E ha riscosso la caparra di ciò che io gli implorai per burla. Così egli costringe i malvagi a girare le punte delle loro spade contro i petti dei loro stessi padroni. Andiamo, cittadini, conducetemi al ceppo dell'infamia. Il male non rende se non il male, e la colpa ciò che è dovuto alla colpa. Quando ero bambino, una cosa mi risultava assolutamente insopportabile, sconvolgente, inquietante. La sabbia nei piedi è un grosso problema, altro che storie. Voler camminare sulla spiaggia e non volere la sabbia nei piedi è un tantino pretenzioso. Ma io, testone, a intervalli regolari, mi sedevo in disparte e con le mani liberavo i piedi da quella maledetta sabbia. Per poi ricominciare da capo.
Per fortuna, vicino all'ombrellone dei miei c'era una coppia di tedeschi che mi lasciava sempre giocare con il suo pallone. Grande, bello, bianco e blu. E così almeno per un po' la mia mente mi si distraeva da quella maledetta sabbia. C'era una cosa però in realtà che mi dava veramente sollievo e direi anzi felicità. Non lo capisci? L'atomo di cesio 133. Noia sta storia! Amico mio, l'atomo di cesio è un mito. Cosa sarebbe la vita senza il nostro atomo preferito? Tutti i bambini lo adorano. Si può fare meno di Babbo Natale, ma non di lui. L'atomo di cesio è in realtà... Ma esci dallo spazio scenico, non lo vedi? Stavo dicendo che l'atomo di cesio viene utilizzato soprattutto nella costruzione degli orologi atomici. Il primo orologio atomico l'hanno costruito nel 1955. È un dispositivo elettronico. Paolo, Paolo, basta con questa storia, grazie, basta. Basta? Ah, proprio non vogliamo capire. La nostra vita è condizionata tutti i giorni, dall'A alla Z, minuto per minuto, da tutta una serie di macigni di cui non sappiamo nulla. Ma o meglio, di cui non vogliamo sapere nulla. In compenso il primo che passa per la strada sa tutto della formazione del Milan, ma di cosa sia la fisica quantistica, per la carità, non gliene importa niente a nessuno. Peccato che sia lei a condizionare la tua vita, le tue scelte, le tue azioni, e anche se sei vivo o se sei morto. Senti, hai già provato a spiegarmela 20.000 volte questa storia, sai benissimo che non ci capisco dentro niente. Per forza, quasi nessuno la capisce. E quei pochi che ci riescono ne provano un tale orrore che preferiscono lasciar perdere. Esagerato orrore adesso. Ah, esagero? Senti questa. Oh, ti prego, uccidimi! Tanto per cominciare. Noi crediamo nell'esistenza di un io individuale separato dal mondo esterno, ma non è così. Senti, io lo vedo il mondo esterno e vedo anche me stesso. E posso dirti tranquillamente che sono due cose diverse e distinte. Errore. Anche la fisica moderna ha dovuto arrendersi per arrivare alla conclusione che in realtà è l'osservatore che determina la natura dell'osservato. C'è l'equazione di Schrödinger che ne dà una rappresentazione matematica. Ti prego. Va bene, niente matematica. In ogni caso, ti rendi conto di cosa significa tutto ciò? Francamente no. Ma è una cosa sconvolgente. Non esiste una realtà oggettiva. In un oceano di probabilità, ogni osservatore crea e determina la sua propria realtà. E quindi? E quindi, senti, proviamo con Abbagnano. Abbagnano? Sì. Quelli della canoa, i fratelli Abbagnano. Abbagnano, il filosofo. Dunque, Abbagnano diceva pressappoco così. Consideriamo il mare e le onde. Il mare e le onde, vedi che sono loro, i fratelli Abbagnano, gli olimpionici della canoa, quelli che hanno vinto la medaglia d'oro. Sì, il pepiniello che gli faceva. Loro. Sì. Basta. Posso. Grazie. Consideriamo il mare e le onde. Le onde sono una realtà effimera rispetto al mare. Il mare invece esiste da sempre. Le onde nascono e muoiono. Noi possiamo immaginare il mare come la sostanza, l'universo, il mondo. Le onde invece sono le persone, gli animali, le cose. Nascono, muoiono e tornano alla sostanza. Le onde hanno bisogno del mare per esistere. Il mare invece no, non ha bisogno di noi. Esiste ed esisterà sempre. Noi siamo una probabilità venuta all'esistenza grazie a un osservatore. Un caso, non senso. Un nulla che ci ostiniamo a chiamare re. Ma che in realtà è niente. Grazie.
Quindi io dovrei dire a tutti che sono niente. Sì, va bene, ho capito. Lasciamo perdere. Dimmi la formazione del Milan. Mi dispiace, non la so. Io sono interista. E comunque nel tuo universo quantico... Quantistico quello che è. Gli atomi più belli possono essere indistintamente nero-azzurri o rosso-neri, dipende dall'osservatore. Beh, devo ammettere che qualcosa hai capito. E questo era anche bello. Però, se parliamo di bello, l'atomo più bello è l'atomo di cesio 133. Dai, ammettilo. È incredibile. Questo atomo, in un secondo, opportunamente eccitato, oscilla 9 miliardi di volte. Per la precisione, 9.192.631.770 volte. 9 miliardi in un secondo è un grande. Veramente un atomo, è un piccolo. Sì, bravo. Avete dimenticato le citazioni? La SIAE? Ah, sì. Dunque, Wikipedia, webspace.it e soprattutto Giuseppe Merlino, meccanica quantistica, implicazioni filosofiche e religiose, dal suo blog personale, settembre 2014. Bene, vedi di ricordartelo la prossima volta. Oddio, tu che questo sangue hai creato, vendica la sua morte. O terra, che di questo sangue ti sei abbeverato, vendica la sua morte. Signora, voi non conoscete alcuna regola di carità che rende il bene per il male, benedizioni per maledizioni. Canaglia! Tu non hai mai conosciuto né la legge di Dio né quella degli uomini. Nessuna bestia è così feroce da non conoscere almeno un briciolo di pietà. Ma io non la conosco. E quindi non sono una bestia. Oh, che meraviglia quando i demoni dicono la verità. Ancor più meraviglia quando gli angeli sono così furiosi. Permettimi, divina perfezione di donna, lasciami la possibilità di discolparmi da questi presunti delitti. Tu non hai ucciso questo re? Lo ammetto, sì. Lo ammetti, assassino? Egli era gentile, mite e virtuoso. Ottimo per il re dei cieli che l'ha preso con sé. Egli è in cielo, dove tu non potrai mai andare. Lasciate dunque che egli mi sia grato, perché l'ho aiutato ad andare lassù, che per lui è più adatto quel posto piuttosto che la terra. E tu non sei adatto a qualsiasi luogo tranne che l'inferno. Sì, e anche un altro luogo, se posso nominarlo. Qualche prigione sottoterra? La vostra camera da letto. Non abbia pace la camera dove tu giaci. Colui che ti privò di tuo marito lo fece per farti trovare un marito migliore. Uno migliore di lui non respira sulla terra. Egli vive e ti ama molto più di quanto lo fosse lui. Dov'è costui? Qui. Perché mi sputi addosso? Vorrei che fosse veleno mortale per il tuo bene. Mai del veleno uscì da un luogo così dolce. Mai del veleno restò appesa a un rospo tanto repellente. Esci dalla mia vista, tu mi infetti gli occhi. I tuoi occhi, gentile signora, hanno infettato i miei. Non insegnare alle tue labbra tanto disprezzo, perché sono state create per baciare, non per disprezzare. Se il tuo cuore assetato di vendetta non può perdonare, ecco, ti consegno questa spada affilata. Immergila in questo petto fedele e tirane fuori l'anima che ti adora. Te lo porgo nudo per il colpo mortale ed umilmente inginocchiato imploro la morte. Non esitare. Non esitare. Ho ucciso io, re Enrico, ma fu la tua bellezza a provocarmi. Avanti.
Va bene, va bene. Metti via la spada. Dimmi allora che la pace è fatta. Questo lo saprai dopo. Ma potrò vivere nella speranza? Tutti gli uomini, io spero, vivono così. Concedetemi il vostro saluto. Questo è più di quanto vi meritiate. Ma poiché voi mi insegnate come lusingarvi, immaginatevi che io ve l'abbia già concesso. Bene, e adesso facciamo un po' di teatro. Che dite, vi interessa? Allora, la morte di Empedocle di Olbermi, testo composto tra il 1797 e il 1800. Cominciamo con la prima stesura originaria dell'autore, qualche estratto dell'atto primo, scena seconda, scena quinta. Prendete i testi. Allora, tu Dagno fai Empedocle, tu Paolo fai Ermocrate e Critia. Mi raccomando, attenzione allo spazio scenico, utilizzatelo tutto. Mi raccomando, le voci, ritmo, corpo, e soprattutto leggete i testi così come sono. Pensate forse che il forte divenuto debole sia una preda più facile da catturare? Cattura le anime di tutti. È un pericoloso sognatore che travolge leggi e tradizioni. Dobbiamo fermarlo o non avremo mai più pace. Andatevene, seguite la vostra strada e non incrociate il sentiero che è solo mio. Ma come? Un sacerdote non ha neppure il diritto di parlarti? Per Dio, proprio lui, questo prete ipocrita, vuole avvelenare il mio dolore. Andate via, conosco bene le vostre sette. Non ho alcun rispetto di chi delle cose sacre fa un mestiere. I vostri volti sono falsi, freddi e morti, come lo sono i vostri dei. Questo scellerato, con le sue arti subdole e occulte, ha sviato il popolo tutto. Ma finalmente è giunta l'ora, bisogna giudicarlo. Io ve lo dissi e ve lo dico ancora, non abbiate fede in questo sognatore. Bene, ed allora così sia. Forza, venite, sbranatevi e spartitevi la preda. Sarà inversa per i fatti suoi. Però bello questo testo. Sì, bello e istruttivo. Hai visto il nostro Empedocle? Che fine ha fatto il sognatore? Eh già, ma lui voleva cambiare le cose. E sono arrivati i cani da guardia dalla tradizione. Come a teatro. Thank you.
teatro non è archeologia. Il non rimettere le mani nelle opere antiche per aggiornarle e renderle adatte al nuovo spettacolo significa incuria, non già scrupolo degno di rispetto. Il teatro vuole questi rimaneggiamenti e se ne è giovato incessantemente in tutte le epoche che era più vivo. Il testo resta integro per chi se lo vorrà rileggere in casa, per sua cultura. Chi vorrà divertircisi andrà a teatro, dove gli sarà ripresentato, rinnovato e riadattato ai gusti dell'oggi. E perché questo è legittimo? Perché l'opera d'arte in teatro non è più il lavoro di uno scrittore, che si può sempre del resto in altro modo salvaguardare, ma un atto di vita da creare, momento per momento, sulla scena, col concorso del pubblico, che deve bearsene. Scritto queste parole. Un regista abituato a stravolgere un testo dall'inizio alla fine a suo piacimento? No, un autore di testi, niente meno che il signor Luigi Pirandello. Caro Luigi, non penserai mica che in tanti la pensino così, compresi i tuoi amici pirandelliani, sì, quelli che di Pirandello ne sanno più loro di te. Del resto si sa, i discepoli sono sempre più realisti del re. Te li immagini tu cosa avrebbe detto Pausania di Empedocle se la storia l'avesse scritta lui? Mi immagino già il frontespizio, Pausania, lettera di un discepolo al suo maestro che lo ha tradito. Empedocle, maestro, ma cosa ti è successo? Quando il mio sovrano fratello mi scacciò dalla città, non avrei mai immaginato che in una terra straniera sarebbe fiorita per me una nuova vita. Empedocle, tu non cerchi più l'applauso del e addirittura vorresti farmi credere che siccome sei stato scacciato dalla città, anzi proprio per questo, sei diventato... Libero, come un'ala del cielo. Ah, libero. Libero dalle convenzioni. Come a teatro, un luogo dove sperimentare, fare ricerca, cambiare, rinnovare. Empedocle, ma tu sei matto. Noi dobbiamo riempire la sala, dobbiamo vendere biglietti, se no qui si chiude. Empedocle, ti prego, dammi quello che ti chiedo. Cosa ti costa in fondo? Un bel teatro rassicurante, sì, anche un po' d'avanguardia, ma con un minimo di regole precise. Tu sei l'artista, io sono il pubblico. Tu mi devi divertire, perché io voglio uno spettacolo dove tu potrai dimostrare quanto sei bravo, perché tu sei bravo, sei il migliore.
Fa come vuoi. Però da domani le bollette le paghi tu. Ciò che ami, Pausania, devi essere tu a dirlo a te stesso. Il passato per me non esiste più. Solleva la fronte e osa. Figlio mio, nessun legame duraturo e rimane sempre allo stesso modo. Non lo capisci? Dividersi è necessario. Non ostacolare con i tuoi indugi il tuo vero destino. Dividersi è necessario. Dividersi è necessario. È straordinario. Almeno 10 anni prima, concetti analoghi. Il nostro Hölderlin li aveva già espressi in una delle sue prime poesie. Il mio proponimento. Amici, amici che così fedelmente mi amate, che cosa turba il mio sguardo solingo? E cosa stringe il mio povero cuore in questo silenzio di morte ottenebrato di nubi? Io fuggo dai vostri dolci abbracci, dal tenero e struggente bacio fraterno. No, non vi adirate se io fuggo. Guardatemi dentro, capitemi e giudicate. È la brama della perfezione umana. Amici, quale angolo della terra potrà avvolgermi affinché nell'eterna notte io possa piangere? Ed allora più in alto, nel luminoso sentiero dell'onore, nel sogno incandescente e audace, per raggiungerli. E se un giorno ormai morente ancora balbetterò, dimenticatemi, figli. Dimenticatemi. Anche solo per dire una parola sulla concezione di come deve essere il mondo, la filosofia arriva sempre troppo tardi. La filosofia vuole essere il pensiero del mondo e sul mondo. Ma quando la filosofia per la prima volta
appare nel tempo, la realtà ormai ha compiuto il suo processo e si è già fatta. La filosofia può solo dipingere un chiaroscuro, ma a quel punto quel pezzo di vita è già invecchiato. E dal chiaroscuro la vita non si lascia ringiovanire. Tutt'al più, la filosofia la può soltanto riconoscere. La nottola di Minerva spicca il volo solo sul far del crepuscolo. Hegel parla così della filosofia. Proprio lui dice che non può incidere sulla realtà. Già, e c'è tutta la sua angoscia in quelle parole. Si dicono un sacco di stupidaggini su Hegel. Quelle frasi sono terribili. Colui che ha condotto la ragione umana ai più alti vertici dalla riflessione sull'uomo si ferma a contemplare la sua straordinaria costruzione intellettuale e cosa ne ricava? La disperazione. Neanche la ragione salva l'uomo, né Dio né nessun altro. Neppure il teatro. Conduco fuori perché sappiate che in lui non trovo nessuna colpa. Taci, Pilato. Io non sono il re dei giudei. Io non sono il figlio dell'uomo. Io non sono il salvatore del mondo. Io non sono il figlio di Dio. Allora chi sei, Nazareno? Io non sono ciò che tu dici. Va, Pilato. Compi il tuo dovere. Libera Barabba e libera te stesso. Ma tu sei un pazzo e tu sei un Giuda. Smettetela, torniamo al copione, stiamo solo facendo teatro. Ah, bene, vedo che ci siamo già dimenticati. La vita nel teatro, il teatro nella vita. Del resto tu la tua parte l'hai fatta benissimo. Tu, insieme a quel Giuda. Te la sei cercata, figlio di Dio. Ma cosa credi? Non mi sono fatti di carne, di sangue. Tu e il tuo teatro non se ne poteva più. E bravo Pilato, io mi lavo le mani di questo sangue innocente. Del resto gli esseri umani sono fatti di sangue e di carne. E di cuore, e di sentimenti. Ecco, adesso siamo al melodramma. Ma io ero là, da solo, a dover affrontare tutto. E voi non avete fatto hai nulla per me. Hai portato tutto troppo ero in là. Solo con tu e il tuo teatro dei sogni. Come se non esistesse il compromesso e la ragione di Stato. Ma cosa credi? Non ti ha insegnato niente il sacrificio di Giuda? E cosa potevo fare, Riccardo? E tu sei un bastardo! E vaffanculo! Ecco! Il nostro solito teatro! Ci fu mai una donna corteggiata in tale stato d'animo? Ci fu mai una donna conquistata in tale stato d'animo? Io l'avrò, ma non la terrò a lungo. Ma come? Io che uccisi suo marito e il di lui padre, prenderla con il cuore stracolmo d'odio,
le labbra maledicenti e le lacrime agli occhi, e lì vicino il sanguinante testimone del suo odio, avendo Dio la sua coscienza e mille ostacoli contro di me. Ed io, senza nulla proteggermi da tutto se non il diavolo e i miei sguardi dissimulanti. Eppure la vinco. Un mondo intero contro il nulla. Ha già dimenticato quel valoroso Edoardo che io 3 mesi fa pugnalai in un eccesso di rabbia. Ed ella abbasserà gli occhi su di me, che ho falciato la dorata primavera di quel principe, rendendo la vedova in un letto di dolore. Su di me, il cui tutto non vale la metà di Edoardo. Su di me, che sono così deforme e claudicante. Splendi bel sole. Fa sì che mi sia comprato uno specchio, che io possa vedere la mia anima mentre cammino. Adriano, imperatore dal vostro anno 117 e fino al vostro anno 138. Ho governato l'eredità del grande Traiano fino agli estremi confini delle terre conosciute. Ho amato, ho odiato, ho guardato il mondo dall'alto della sua piccolezza, finché la mia piccola anima vagante e cara, ospite e compagna del corpo, è scesa in luoghi pallidi, rozzi e nudi, dove non ha più i trastulli di un tempo. Nel mio peregrinare lungo le strade dell'impero, ho potuto meditare sulla sicurezza dei suoi confini. Ho fortificato ciò che era necessario, ma ho anche abbandonato le terre indifendibili. E dove ho compreso che era tutto inutile, ho fatto l'unica scelta possibile, per quanto assurda. Ho innalzato un muro per sfidare il tempo e la storia. I 117 chilometri di pietre che dividevano la Britannia romana dalla selvaggia Caledonia potevano forse bloccare i Pitti, ma non l'uragano dei secoli. Eppure l'ho fatto quel vallo. Il vallo di Adriano, ridendo in cuor mio della singolare miopia degli uomini, ai quali basta narrare la fiaba di un muro alto 5 metri e largo 3, per renderli tutti esultanti e fedelissimi al loro condottiero. Del resto, chi sono diventati per loro i Pitti? Sono ancora e solo uomini in carne e ossa? No, sono molto di più. Sono fantasmi annidati nel buio delle loro anime impaurite. E io, che sono il loro imperatore, come posso esimermi dal governarli come meritano? Cioè da stolti e non da immagini del divino. Io sono un uomo di profonda cultura, come riconoscono tutte le vostre fonti storiche. E dunque non ci possono essere dubbi sui veri motivi di quel folle progetto. Blandire le folle, placare gli animi, guadagnare consenso, procacciare affari, cioè consolidare il potere.
Non puoi trattare il popolino come se in esso albergasse intelligenza e onestà. No. Devi dargli un nemico a cui affibbiare ogni colpa. Devi scatenare le sue paure e devi regalargli una soluzione semplice e immediata. Perché l'impero è in pericolo? Perché dobbiamo difenderci? Perché la vita è grama? Colpa nostra, ma no colpa dei Pitti, feroci e bastardi. E cosa possiamo fare allora per salvarci? Un muro, ovvio, un muro. E io ve lo faccio il vostro fottutissimo muro. Godete, gente, gioite. L'impero non morirà mai, perché io, Adriano, vostro amato imperatore, penserò a voi, alla vostra sicurezza, al vostro futuro. Il muro ci salverà e i Pitti rimarranno fuori, nello schifo della loro sporcizia. Io, Adriano, imperatore, ho governato l'eredità del grande Traiano fino agli estremi confini delle terre conosciute. Ho esercitato il potere in nome del mio popolo e l'ho usato per me. Ho costruito anch'io la mia piramide, che mi ha dato onore e gloria nei secoli. Quel muro di pietra è caduto, come ben sapevo, ma la mia fama non si è oscurata. A me i trastulli, a voi le macerie. Di armarsi e dare gli ordini. Più di quanto ho detto, amati compatrioti, l'urgenza e la contingenza del tempo non mi permettono di dire. Chi è dunque colui che loro seguono? In verità, gentiluomini, un tiranno sanguinario e un omicida, uno cresciuto nel sangue e nel sangue affermatosi, uno che ha forgiato gli strumenti per arrivare a ciò che ha e uno che ha massacrato coloro che sono stati gli strumenti che lo avevano aiutato. Dunque, in nome di Dio e di tutti questi diritti, sguainate le vostre spade, alzate i vostri stendardi, Dio e San Giorgio! Richmond e vittoria! Ma l'ammoniaca è acido o basica? Io, Adriano, imperatore dal vostro anno 117. Ma non era il 118 il numero del pronto soccorso? È disattivato, adesso dispone un pulsante da termo. Ecco perché sempre caro mi fu quest'ermo colpo. Secondo me l'ammoniaca è basica. Ma se al 117 aggiungiamo 16, otteniamo... L'atomo di cesio 133. anni dopo l'anno 117 di Adriano, cioè somma nell'anno 2001, l'istituto di Baller in Colorado, secondo la rivista Le Scienze dalla sua pagina web, annunciava la nascita e la costruzione dell'orologio più preciso del mondo. Un orologio, pensate, signore e signori, che sbaglia di un solo secondo ogni 30 miliardi di anni. Oh sì, chissà come avranno fatto a dimostrarlo. Ma questo dispositivo è precisissimo e si basa sull'oscillazione di un atomo, non di cesio, ma di mercurio. Questa volta ci accontentiamo del mercurio. E pensate, scusate il tecnicismo, questo orologio
calcola il tempo con la precisione del femtosecondo. E quindi? E quindi se qualcuno facesse la più banale delle domande, che ore sono, noi possiamo rispondere nel più banale dei modi. E invece no, noi signori vi offriamo, in questo caso con questo super orologio, le ore, i minuti, i secondi, i microsecondi. E siccome ci vogliamo rovinare anche i milionesimi di miliardesimo di secondo. E che cosa mi serve saperlo? Ma niente, è cultura generale, ignorante. E perché niente? Sempre questa fissa dell'utilità, deve sempre servire tutto a qualcosa nella vita. Allora a cosa serve il teatro? Il ritmo della vita nella civiltà moderna è tensione, un senso di destino, il desiderio di nascondere le nostre motivazioni personali e l'assunzione di una varietà di ruoli e di maschere della vita. Il teatro offre l'occasione per l'integrazione e l'abbandono delle maschere. L'arte non è uno stato dell'anima, nel senso di qualche straordinario, imprevedibile momento di ispirazione, né uno stato dell'uomo, nel senso di una professione o di una funzione sociale. L'arte è una maturazione, una evoluzione, un edificare che ci rende possibile emergere dalle tenebre in una vampata di luce. Lottiamo quindi per scoprire, per sperimentare la verità su noi stessi, per strappare via le maschere dietro cui ci nascondiamo ogni giorno. Guardiamo al teatro, soprattutto nel suo aspetto carnale, come un luogo di provocazione, una sfida in cui l'attore definisce se stesso. Jerzy Grotowski, Per un teatro povero, 1968. Il teatro non è indispensabile, ma serve ad attraversare le frontiere fra te e me. Soccorso! 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 Il re compie più prodigi di qualunque uomo, sfidando il nemico ad ogni costo, cercando Rismond nella gola della morte. Il suo cavallo è stato ucciso e a pieni combatte. Soccorretelo! Soccorretelo! La giornata sarà perduta! Cavallo? Il mio regno è per un cavallo! Ritiratevi, mio signore! Vi aiuterò io per un cavallo! Schiavo! Ho giocato la mia vita sul lancio di un dado e sosterrò l'azzardo! Un cavallo! Il mio regno per un cavallo! Scontento si è fatto estate gloriosa in questo sole di York. Si è fatto estate gloriosa. E tutte le nubi che ingombevano sulla nostra casa, sulla nostra casa, sulle nostre volte, nel petto profondo, nell'oceano.
ancora l'inverno del nostro scontento, se fate estate gloriosa di Dior. E tutte le nubi che infrontevano sulla nostra casa sono sepolte nel petto profondo dell'oceano. Ora l'inverno del nostro scontento è reso ora l'inverno del nostro scontento sole di Dior. Se fate estate gloriosa in questo sole di Dior. Minacciose sulla nostra casa. E tutte le nubi che infrontevano sulla nostra casa profondo dell'oceano. Sono sepolte nel petto profondo dell'oceano. Ora l'inverno del nostro scontento si è fatta estate gloriosa in questo sole. Fatto i pensieri nel fondo della mia anima. Tu fatevi i pensieri nel fondo della mia anima. Tu fatevi i pensieri nel fondo della mia anima. Il film avrebbe ucciso il teatro, mentre invece lo ha liberato. Ogni volta che c'è una rivoluzione tecnologica, questa dà all'artista una ragione di speranza. La tecnologia è la reinvenzione del fuoco. All'inizio del teatro, molti secoli fa, l'attore parlava. Davanti a lui c'era il fuoco e dietro l'ombra. Il fuoco è un elemento naturale, ma il suo utilizzo è l'inizio della tecnologia ed è l'inizio del teatro. Dopo, tutte le forme di utilizzo del fuoco sono diventate pittura, cinema, video. Il fuoco è stato rimpiazzato dalla tecnologia, ma la gente viene ancora a teatro a sedersi intorno al fuoco. La gente vuole sempre raccogliersi intorno ed ascoltare storie. È la stessa cosa oggi come molti secoli fa. Ed io devo reinventare ogni volta l'utilizzo del fuoco. Chi l'ha scritto? Robert Lepage. È bellissimo. Ah, sì? E allora perché quel fuoco non ci consuma e non ci arde dentro, se ci credessimo per davvero? Facciamo quel che possiamo. Certo, tutti fanno quello che possono. Infatti il mondo va avanti così com'è. Non ti rendi conto? Il teatro muore, l'uomo muore. E quel fuoco si spegne. Noi non comprendiamo mai quanto siamo grandi, finché non siamo chiamati ad alzarci. Ed allora, se fossimo coerenti con il nostro compito, le nostre stature toccherebbero i cieli. L'eroismo che noi recitiamo diverrebbe una cosa normale, se non fossimo noi stessi ad abbassarci per la paura di essere un re. Emily Dickinson. Esatto.
Esatto. E adesso dillo tu quello che fece Empedocle. Il destino che egli scelse, o meglio, l'unico destino che poteva scegliere. Non lo capisci? Si distrugge per poi costruire. Noi è finita. È finita. Allontana da me, se possibile, questo amaro calice. E tuttavia, sia fatta non la mia, ma la tua volontà. Cittadini, per favore, un po' di silenzio! Cittadini, la domanda a cui questa assemblea oggi deve rispondere è solo una: vita o morte? Cittadini, per favore, un po' di silenzio, non si capisce nulla! Cittadini, vi prego, un po' di silenzio! Chiede la parola il cittadino Robespierre. Cittadini, ma voi volete fare la rivoluzione senza la rivoluzione? Voi volete fare la rivoluzione senza la rivoluzione?